ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Oggi il video è in collaborazione con le mie due carissime amiche sui prodotti finiti di maggio. Le ragazze con cui collaboro sono sempre le stesse perché sono le mie due carissime amiche a cui voglio tanto bene e ringrazio della collaborazione. Sto parlando di Stefania L, di Stefania del canale Stefania L, della Roberta del canale Robiro. Come sempre vi lascerò giù il link nell'info box, se vi può interessare dateci un'occhiata, perché comunque finiamo sempre tantissime cose, si scoprono sempre nuovi prodotti. Non vi faccio vedere, ragazzi, la busta, perché questo mese ho un'infinità di prodotti, perché sono finiti tantissimi prodotti che me li tiravo da mesi e mesi, ho finito tanti nuovi prodotti, insomma c'è un casino. Ho cercato di dare un ordine logico, le ho suddivise in due buste, ma spero veramente di non arrivare a un'ora di video. Se così fosse, mi scuso in anticipo. Allora ragazzi, partiamo subitissimo. I primi due prodotti che vi voglio far vedere sono due prodotti che riguardano la casa, quindi non c'entrano per niente col beauty, scusate. Sulle labbra ho il Vibrant Shock Lip Tint di Essence nella colorazione Twisted Sister, questo qua. È così come lo vedete, così non mi scordo di dirmi il rossetto. Allora, e i capelli, perché fuori sta piovendo e sono ingestibili, ci ho messo il mollettone, ciò a rivederci. Comunque, vi voglio mostrare questi due prodotti, Lenore Essenze ispirati della Natura Fior di Seta e Lenore Verbena Selvatica. Questi due prodotti, che sono due ammorbidenti, sono fantastici. Non so se sono in edizione limitata o sono io che li ho visti adesso. Hanno delle profumazioni buonissime. Questa qua di Essence Fior di Seta ha una profumazione buonissima. Buonissima, super top. Poi Lenore sui capi durano tantissimo, una profumazione intensa ma allo stesso tempo delicato, fantastico. Quello che però mi ha sorpreso di più è questo qua alla verbena selvatica, ragazze. Io non sapevo fino a quando non ho provato questo prodotto che mi piacesse tanto verbena. Cioè, mamma mia, è fantastico, sa proprio di verbena selvatica, di questo odore fiorito ma pungente, però allo stesso tempo buonissimo, cioè una cosa fantastica, troppo buono. Qua ne basta ancora un lavaggio che farò oggi, ma comunque è finito entro questo mese. Ve li straconsiglio, ottimi. Passiamo invece ai prodotti beauty. Allora, ho terminato gli assorbenti della Lines E. Questi assorbenti mi piacciono perché sono gli unici che non mi danno tantissima allergia nella zona indicata. Buoni perché sono lunghi, assorbono bene e non creano quella bruttissima condensa. Non so se capite di cosa sto parlando. Mi piacciono, costicchiano un po', ma non li riacquisto sempre perché sto cercando adesso l'assorbente migliore. Scusate, ma ho appeso qua la busta, così poi le buttiamo direttamente. Poi ho finito i Clear Up Strip Zona T di Nivea. Questi prodotti gelatini per il naso mi piacciono tanto, li utilizzo solo per il naso perché ho qualche puntino nero, anche se col Clarisonic non ne ho praticamente più. Su di me funzionano bene, tolgono tutto e funzionano bene anche su Andrea. So che un po' questi prodottini sono un po' così, perché su alcuni funziona, sugli altri non fa niente. Su di me funzionano e ciclicamente tendo a riacquistarli. Prima riacquistavo più spesso, adesso molto meno, visto che grazie appunto al Clarisonic non ne ho più bisogno. Poi ho terminato 24 strisce depilatorie della Siene. Queste erano le piccole striscette per il viso, per togliere i baffi. Io me li tolgo anche qua in mezzo perché sono super pigra a farli con le sopracciglia, con la pinzetta. Semplicissime strisce depilatorie, ecco, nulla di eccezionale da segnalarvi, però costano poco e funzionano, quindi va bene così. Poi ho terminato un pacchetto di dischetti levatrucco, quelli piccolini della Auchan. Questi mi piacciono perché costano poco, non si sfaldano, tra l'altro qua sono
70 dischetti buoni, nulla da dire. Terminato anche questi che sono i Cotton Sound Gold, i maxi dischetti, questi grandi invece voi sapete che mi piacciono tanto quando posso che vado dal Tigotà o Lilamois, li riacquisto sempre perché mi fanno impazzire, io non lo so, sono entrata in fissa con questi prodotti. Poi terminati due pacchetti di salviettine struccanti, uno è questi di Dr. Organica, l'aloe vera per le pelli sensibili e reattive che mi ha regalato Stefania, grazie tesoro, sono molto buone, non hanno profumazione, erano molto molto imbevuti, l'unica pecca è che avevano un tessuto molto liscio, quindi dovevo abituarmi un attimino nell'utilizzarli, però toglievano il grosso del trucco, molto buone. E poi ho terminato anche questi di Balea. Queste erano salviettine struccanti purificanti per le pelli grasse. Io non ho una pelle grassa, però tendo di sera a utilizzare prodotti un po' più purificanti e questi erano ottimi. Avevano una profumazione un po' più forte, un po' più maschile, però erano ben imbevuti, toglievano tutto il trucco. Tutto, per modo di dire, lo step che il primo step ha tolto il grosso del trucco, del trucco appunto, scusate ma mi si è attaccato qualcosa, molto buone, non pizzicavano, non arrossavano, non mi facevano uscire schifezze sul viso, l'unica cosa che avevano questa plastichina qua che quando non la chiudevo bene perché mi dimenticavo mi andava a seccare ovviamente la salviettina successiva. Poi andiamo avanti, non so come mettermi ragazze, terminati il bagno schiuma, questa è la sagra dei bagno schiuma. Allora intanto parto con questi due, questi di Yves Rocher al tè bianco e magnolia e al grapefruit, al melagrano e pepe rosa, ce l'ho fatta. Queste due mi sono piaciute tanto entrambi, questo è piaciuto tantissimo ad Andrea perché l'ha trovato molto più delicato, ma a me in generale i bagno doccia di Yves Rocher piacciono, però è vero che questo rispetto a questo qua, questo non secca la pelle, questo era in formulazione gel e dopo un po' di utilizzi si andava a seccare leggermente la pelle, questa cosa l'ho notata con questo e anche quello alla menta, non so come mai, ma è così. Però lavano bene, si sciacquano facilmente, ottimi, però ecco, non sono i bagnoschiuma migliori del mondo, però hanno delle profumazioni particolari, mi piacciono molto. Questa in particolare mi faceva impazzire perché aveva una profumazione buonissima, fresca, l'ho amata. Io poi vado pazza per queste profumazioni. Credo che non acquisterò più i prodotti di Yves Rocher, i bagnoschiuma, almeno per me. Per Andrea magari sì, perché io adesso voglio smaltire quelli che ho e passare direttamente al bio. Poi ho terminato altri due bagnoschiume, questi li ho terminati solo io. Ho terminato il bagno corpo di pH bio all'Achillea, questo è un prodotto biologico 500 ml certificato IAB Vegan, ok? Mi è piaciuto tantissimo, all'interno conteneva anche l'eucalipto, era molto fresco, quasi balsamico, io mi facevo la doccia con l'acqua fredda quando utilizzavo questo prodotto perché qua fa veramente caldo, mi è piaciuto tantissimo, faceva tanta schiuma, ne bastava poco, lasciava la pelle morbidissima e non tirava la pelle, costa poco, reperibile da Lidl, un prodotto bio, quindi fantastico. Un altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo è il bagno doccia Vivo di Natura Bio, questo è il bagno doccia che vendevano nel cofanetto a Natale dalla Lidl, questo è un prodotto biologico certificato bio, 250 ml, questo rispetto all'altro aveva una profumazione molto dolce, molto avvolgente, invernale, ma a me non mi è dispiaciuto utilizzarlo, questo era in gel un po' più denso, si sciacquava molto bene, faceva tantissima schiuma, ma quella schiuma leggermente spessa, soffice, si sciacquava altrettanto facilmente, non seccava assolutamente la pelle, il profumo permaneva tanto sulla mia pelle, ottimo, è piaciuta la profumazione anche ad Andrea, visto che poi lui dopo di me si va a fare la doccia sempre e la profumazione era comunque nell'ambiente, molto buono. Terminato poi un detergente intimo antiche tradizioni con estratto biologico di aloe vera senza SLS, senza allergeni, da profumo di antiche tradizioni, questo è un gel detergente da 250 ml di prodotto, non ha un inci bio, ha un sacco di PEG,
è un prodotto che ha utilizzato moltissimo Andrea, perché dopo un po' non riuscivo più a utilizzarlo perché mi andava a seccare la zona e non è che sia tutto sto granché. Su di me era troppo aggressivo, anche se aveva una profumazione divina, ma io non mi ci sono trovata bene. Ad Andrea ha detto sì, non è male, quindi suppongo che non sia uno dei migliori, ma non lo ricomprerò. Poi ho terminato tre scrub, vabbè, andiamo in ordine. Il primo scrub che ho terminato è questo al mango di Organic Shop. Come vedete, io le confezioni non le lavo perché sono pigre. Questo è molto buono, aveva la profumazione di mango che mi piaceva tantissimo. Io adoro la profumazione di mango. Su di me scrubava molto molto bene la pelle, non graffiava, non andava a seccare, si aderiva perfettamente sulla pelle bagnata. So che su alcune non aderisce sulla pelle bagnata, su di me deriva benissimo, si lasciava lavorare molto bene, si sciacquava altrettanto benissimo, quindi è un prodotto top. Io adoro i scrub di Organic Shop perché sono bio, costano poco e hanno una funzione top. Terminato anche lo scrub di Mater Natura esfoliante all'albicocca per viso e corpo. Questo è certificato ICEA 200 ml di prodotto. Voi lo sapete che io questo scrub lo utilizzavo all'inizio solo per il viso, però col caldo che con l'arrivo del caldo ovviamente non posso più utilizzare spesso i prodotti a base oliosa, quindi l'ho rilegato al corpo perché ha 6 mesi di PAO, quindi se lo riprendevo a novembre era già bello che scaduto. È un prodotto che sul viso mi è piaciuto tantissimo perché scrubava veramente molto bene, perché è uno scrub oglioso con all'interno dei semi di albicocca molto molto fini, quasi sabbioso, quindi a vederlo non vi sembra, adesso non ve lo faccio vedere perché l'ho finito tutto un ticcio, ma sul viso scrubbava veramente bene e lasciava la pelle, vedete com'è la consistenza, e lasciava la pelle fantastica, morbida, nutrita, non andavo neanche ad applicare tonico e la crema. Un'altra storia è sul corpo. Sul corpo invece è molto più delicato, visto che comunque non ho la stessa pelle che ho sul viso. Sul corpo ho bisogno di uno scrub molto più strong, perché utilizzo cioè mi piace utilizzare scrub che vanno a esfoliare in profondità. Questo è molto molto blando. L'unica cosa che vi posso dire, e vi ho già detto, che è molto unto, cioè ragazzi ha un inci che è enorme e sono tutti oli. Il nocciolo della bicocca è praticamente alla fine. Sì, vi massaggiate con questo prodotto, fa una leggera esfoliazione, ottimo per il décolleté, però ragazzi è stra unto. Quando vi lavate non riuscite bene a sciacquare sul corpo, vi lascia questa patina untuosa assurda e potete fare solo due cose. Uno, andare a rilavarvi il corpo con il bagno doccia un po' più schiumoso per togliere tutto quel unto, perché veramente lascia un unticcio assurdo. Due, come facevo io, uscivo dalla doccia, tamponavo e poi mi andavo a massaggiare l'olio che rimaneva in eccesso. È un prodotto che può piacere o non piacere, perché mi rendo conto che è stra unto e può dar noia, perché poi quando lo andate a sciacquare vedete proprio questa pasta bianca che scende, proprio grasso quasi. È brutto da sentirlo dire, ma è così. Quindi sul corpo, ecco, lo consiglierei. Ho una pelle molto 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 secca e una pelle a cui non dà fastidio questa cosa untuosa, perché è veramente unto. A me non mi è dispiaciuto perché io amo questo tipo di prodotti. Ho una pelle secca sul corpo, per me andava benissimo. Però quando lo acquistate, attenzione, perché non è un prodotto che costa poco per la quantità di prodotto, e poi è un prodotto molto diverso dalla dicitura scrub esfoliante, un parolone, perché non è proprio uno scrub sul corpo, è una carezza molto delicata, molto untuosa, che lascia la pelle leggermente sfogliata e molto 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 nutrita. Comunque, in ogni caso, per me è un prodotto top, però ripeto, se lo dovete acquistare ponderate bene l'acquisto, se no rischiate di prendere un prodotto che non vi piace, che poi andrete a buttare. Poi ho terminato un altro scrub, che è questo di Urtecram all'aloe vera. È uno scrub che non mi piace assolutamente, non mi è piaciuto, completamente finito, perché è una cavolata chiamarlo scrub. Non è uno scrub, aveva questi granellini, praticamente era una pasta che conteneva all'interno dei granellini
che io li sentivo talmente scorrevoli, talmente leggeri, che sembravano quasi gommosi, come se mi stesse massaggiando con un guantino gommoso. Non faceva un effetto scrub, era un semplicemente gommage. La cosa che ho odiato più di tutti è che si sciacquava veramente in 10 anni, cioè veramente tantissimo tempo, una cosa che detesto. Quindi è un prodotto che costa su 8 euro da Ecoverde, ok? Sei biologico, ha un inci perfetto e tutto, ma uno, non sei uno scrub. 2, 8 euro per 150 ml, almeno mi aspetto uno scrub, invece non sei neppure quello. Per me è un prodotto bocciatissimo, di cui vi ho già parlato. Ho utilizzato un'altra bustina tutta un tice dita lasso scrub dei Provenzali, è uno scrub fantastico. Allora, io non so chi è quel genio che dice che non scrubba, perché questo prodotto scrubba da Dio, ma da Dio. Ha questi granellini fini, quasi sabbiosi, sembra che non scrubba, ma ragazzi, se andate a massaggiare scrubba assai. Quando si sciacqua il corpo, soprattutto le gambe, le lascia liscissime, nutrite, ottimo. Cioè, io lo sto corteggiando bene, lo sto corteggiando da una vita questo prodotto in full size e non riesco mai a decidermi, ma veramente me ne comprerei a taniche, perché è uno dei miei scrub preferiti, che sulla mia pelle è migliore in assoluto. Bene, ho terminato anche due deodoranti, uno l'ho terminato Andrea, uno io ho terminato il Dove, lui il Nivea. Noi non utilizziamo i deodoranti bio, anche se mi piacerebbe, però non riesco sempre a reperirli. Questo mi piace molto, in questo caso aveva una profumazione molto femminile ma non stucchevole, mi durava tutto il giorno, anche se io non ho una sudorazione eccessiva, cioè io non puzzo mai neanche se metto il deodorante. Lui invece necessita di un deodorante buono, perché lavora comunque in un'officina e fa tantissimi sforzi e suda tantissimo, a lui piace e a me anche, quindi sono due deodoranti promossi. Tra l'altro io il Nivea l'ho già utilizzato in passato e mi è piaciuto. Poi ho terminato il sapone fluido di Marsiglia, questo lo avevo acquistato da Esselunga, questo è del marchio Atenas. È un prodotto che mi è piaciuto tantissimo, perché non sapevo assolutamente di Marsiglia, era una profumazione sì di Marsiglia, ma sapeva più di pulito, più di cocco, buonissima. Non seccava le mani, era in una formulazione densa, cremosa, lavava molto bene, toglieva tutti gli odori, non seccava le mani anche dopo 10 lavaggi consecutivi, perché l'ho tenuto prima in cucina, poi l'ho spostato in bagno, poi insomma ha fatto il giro della casa, ottimo, è piaciuto sia a me che a Andrea e ve lo consiglio. Poi ho terminato due creme corpo, se riesco a prenderli. Allora, ho terminato questa di Da Natura Goji, crema corpo rivitalizzante. È una crema che mi è piaciuta tantissimo. Qua c'è scritto pelle setosa, idratata, protetta e gradevolmente profumata. Questo è un prodotto con un inci verde, ma non è certificato, ma è ottimo come marchio. Mi piaceva tantissimo la profumazione, ovviamente è finita, ragazze. Mi piaceva tantissimo la profumazione, aveva una texture molto fluida e se ne mettevo troppo faceva tanta scia bianca, quindi dovevo starmi a massaggiare fino a domani mattina. Però per il resto mi lasciava la pelle veramente bellissima, morbida, molto idratata e un pelino nutrita, ottima, e ve la consiglio perché è reperibile da Lila Moi o Lila Poix, comunque sempre lì siamo, da Tigotà, costa pochissimo, è un prodotto con un buon inci. Mi è piaciuta altrettanto la crema di Tiama Liris. Questa è certificata BDH, 150 ml di prodotto completamente finita. La profumazione è la classica di questa linea, dolce, delicata ma non stucchevole, anche se a me dopo un po' mi nauseava mi nauseava parecchio, infatti ho dovuto aprire un'altra per alternare. Questa invece aveva una texture leggermente più cremosa, leggermente più densa rispetto all'altra, non faceva scia bianca se andavo a utilizzare poco prodotto alla volta, mi andava a nutrire un pelino la pelle e me la dava a tonificare leggermente, e sentivo proprio un'azione lisciante, come se fosse passata una pialla. Però è un prodotto che mi è piaciuto tanto, se dovessi scegliere non lo so, perché per la consistenza mi è piaciuta di più questa, per la profumazione l'altra, quindi ve li consiglio entrambi.
entrambi, non erano assolutamente pesanti, per la mia pelle andavano benissimo, che ripeto ho una pelle secca, però queste non erano pesanti e corposi come un burro corpo, non mi hanno fatto uscire nessuna irritazione, schifezzuole e company, quindi top. Poi ho terminato, passiamo adesso, no? Ho terminato il dentifricio white di Mentadent, anche qua non utilizzo sempre i dentifrici bio perché non ho ancora trovato quello buono. In realtà voglio fare un ordine da Ecoverde per provare un po' di dentifrici bio, ma questo mi piace, mi mantiene l'alito fresco per molto tempo, cioè, buono il dentifricio, insomma. Passiamo ai capelli, ragazzi, questo mese ho finito tantissimi prodotti per i capelli. Intanto un minuto di silenzio per il mio spargi shampoo che vedete ha una bella crepa, si è rotto, questo era della Bios, mi dispiace tanto, ma l'ho pestato perché sono molto maldestra. Quindi ho dovuto rimediare. Poi mio ragazzo ha finito l'ultra dolce di camomilla, madonna mia, al miele. Sapete che lui si trova da Dio con questo prodotto, non è la prima volta che ve lo mostro, lava bene, ottimo e delicato per i lavaggi frequenti, visto che lui si lava i capelli tutti i giorni, nulla di che, insomma, buono. Io invece ho terminato due shampoo di cui vi ho già parlato, che mi sono piaciuti e non piaciuti. Allora, questo è assolutamente top, è uno shampoo di propolia, un shampoo gentile al miele e bambù, certificato Ecocert, te lo potete reperire da Nuvole Blue Shop da Elisa, certificato bio 200 ml, un prodotto fantastico, lavava i capelli benissimo, ne bastava veramente poco, sgrassava molto bene i capelli senza aggredirli, senza seccarli, toglieva tutto l'impacco pre-shampoo alla prima passata, ottimo, lasciava i capelli molto leggeri, vaporosi e lucenti, fantastico, sicuramente lo ricomprerò perché mi è piaciuto veramente tanto. Secondo me è ottimo anche per i capelli molto grassi, perché è vero che va a sgrassare tanto, a pulire a fondo i capelli, il cuoio capelluto, però non va assolutamente a seccare e a provocare la forfora. Questo ve lo dico perché io il cuoio capelluto molto sensibile, anche se è normale, quindi quando un prodotto è molto aggressivo me lo fa capire subito. Terminato lo shampoo di PH Bio, l'aloe camomilla, certificato AIA Vegan OK, 250 ml di prodotto. Questo è stato amore e odio, amore perché ha una profumazione fantastica, buonissima, ne bastava poco che tanto, non faceva differenza perché l'effetto era lo stesso, perché era amore, perché mi lasciava i capelli morbidi quando li lavavo, nel senso che quando andavo a lavare i capelli sotto la doccia, invece che sentire quella sensazione di attrito, la solita che io ho spesso, questo me li lasciava talmente morbidi che ho detto mamma mia che meraviglia, non mi andava neanche di applicare il balsamo. L'unica pecca è che non mi teneva i capelli puliti per tanti giorni, dopo due giorni dovevo andare a rilavare assolutamente. Il fatto è che non è che mi faceva arrivare dopo due giorni con i capelli mediamente decenti, no, sembravano proprio grassi e io ho i capelli normali e la cute normale, quindi no, che mettevo poco, che mettevo tanto, sempre la solita solfa era, non mi manteneva i capelli puliti assolutamente. L'ho utilizzato fino a qua, poi il poco che è rimasto l'ho dato ad Andrea perché non ce la facevo più a vederlo, mi dava sui nervi, perché lavare i capelli ogni due giorni andavo ad intaccare troppo il mio cuoio capelluto e rischiavo di farlo diventare grasso. Quindi per questo non saprei che consigliarlo, perché non mi mantiene assolutamente i capelli puliti. Ad Andrea è piaciuto, ma lui, come vi ho già detto, si lava i capelli tutti i giorni. Poi ho terminato due balsami, ragazzi. Ho terminato questo di aloe vera, di Equilibra, idratante con aloe vera e ortica, assolutamente no. Questo è un balsamo che non faceva niente. Ne ho usato tantissimo, infatti non l'ho neanche tagliato perché non ne potevo più. Sicuramente c'è qualche goccina qua, ma anche no, non districava, non idratava, non facciamo un cacchio, proprio 000. È vero che non mi devo aspettare da un balsamo effetto idratante nutriente, ma se non mi districhi non serve un cazzo. Questo non faceva assolutamente niente, ne ho un altro in scorta, ma sicuro che lo regalerò. Il prodotto invece che mi è piaciuto tantissimo è questo qua di Settarè, balsamo crema per tutti i capelli, districante ristrutturante, ottimo, sono 250 ml, certificato ICEA,
Questo era un balsamo corposo che non districava istantaneamente perché aveva bisogno dei suoi tempi. Infatti in giro di 2-3 minuti i capelli si disciplinavano da soli, si districavano ed erano bellissimi da pettinare. Io ho trovato tantissimo beneficio sia come balsamo, sia come maschera pre-shampoo. È stato eccezionale in tutti e 3 casi. Districa, nutre, idrata e... rende la pettina, no, districa, nutre e idrata e rende i capelli molto disciplinati, ragazzi. È ottimo, costa circa 12 euro, lo trovate anche questo su Nuvole Blu, ma Setare, questo è un balsamo fantastico che io amo da impazzire. Mi aspettavo la profumazione un po' più diversa perché qua c'è scritto miglio e avena, invece la nota che spiccava di più era quella del muschio, però lo ricomprerei ad occhi chiusi e ve lo consiglio perché non appesantisce i capelli, ma a onor del vero ne basta veramente una goccia. Quando dico una goccia, e vi parlo da una che ha i capelli lunghi, una goccia non basta mai. Questo invece andava a scranciare, tamponare, ottimo. Poi ho terminato la maschera di Maternatura, di Natura Equa, al cocco. Anche questa maschera mai più in vita mia, una maschera che dovrebbe essere nutriente, ammorbidente, idratante e dare volume ai capelli. Su di me dava un blanda idratazione, non faceva nient'altro, ne bastava una quintalata. Assolutamente una maschera inutile per i miei capelli, cioè non faceva niente, rendeva addirittura le punte un po' più stopposite del solito, me li increspava anche i capelli. Insomma, io e Maternatura non andiamo d'accordo, cioè non mi è piaciuta per niente, ragazzi. Sono contenta di averla finita. Ho la sorellina e altre, ho ancora la maschera all'alga bruna e il balsamo al baobab e mi viene l'ansia perché, cioè, non ce la faccio. Ogni volta che apro un prodotto di Natura Equa mi viene il rigetto, nel senso che non andiamo d'accordo. Minuto di silenzio, ho terminato l'aceto lavante, oddio, l'aceto lavante, il balsamo, no, come cavolo si chiama in italiano? Vabbò, la lozione di Centifoglia, quella con l'aceto di lampone. Questo mi faceva da lavaggio acido, quindi ne spruzzavo un po' dopo aver fatto tutti i miei trattamenti, mi andava a lucidare tantissimo i capelli, a togliere tutto il calcare, me li rendeva molto leggeri, luminosi, ottimo. Cioè, me lo sto tirando dietro credo dall'estate scorsa, fantastico, non vedo l'ora di ricomprarlo. Questo è un ottimo rimedio perché è un prodotto già fatto, invece di andare a fare l'acqua con l'aceto, non puzzate di insalata, ne basta poco allo spruzzino comodo, quindi buono. Non vedo l'ora di acquistarlo. Poi ho terminato il mio amatissimo olio 31 alle erbe della Just, questo qua. Questo della Just lo amo tantissimo, ne ho provati tanti in vita mia, ma questo qua della Just è il migliore. Questo mi ha durato parecchio rispetto agli altri che mi duravano un mese o due, questo mi ha durato circa 7-8 mesi, ne bastavano poche gocce, le utilizzavo dappertutto, nello shampoo, nei massaggi, raffreddore, vasca, acqua, dolore muscolare, fantastico. Veramente voi dovete avere l'olio 31 in casa perché fa tutto. Io soffro spesso di dolori cervicali e quando mi viene un male, due gocce, un massaggino veloce, sto da Dio. Poi io ogni sera ho preso l'abitudine di mettere qualche goccia sul petto e vi dirò, dormo da Dio. Bene, ho terminato anche l'Enné di Cadì, questo qua. Questo è il biondo chiaro. Vabbè ragazze, io non vi so dire molto perché è la mia prima volta, cioè la prima volta che ho fatto l'Enné. Devo dire che si prepara facilmente, si tiene in posa, non mi ha dato nessuna irritazione, non ho pizzicato, mi ha schiarito leggermente i capelli, ma l'ho messo anche un po' a cazzo perché vabbè, come potevo, ho dei riflessi, però non ho fatto dei danni come se avessi fatto con una tinta tradizionale. Comunque i miei capelli si hanno ritrovato giovamento, nel senso che li ho visti più voluminosi, più forti, però ecco, io non ho notato la morbidezza dei capelli, perché tante persone che fanno l'Enné dicono che si sente tantissimo la morbidezza, proprio io la morbidezza non l'ho sentita. È vero che non mi è andata a seccare i capelli, però la morbidezza
non l'ho vista, quindi va bene così. E corpo e capelli abbiamo finito. Passiamo al viso. Allora, qua andiamo veloce. Allora, mio ragazzo ha terminato la sua schiuma da barba, questa qua sensitive della Yves Rocher. Il tappo l'ho rotto io perché lui utilizza la sua schiuma per farsi la barba, ovviamente io la utilizzo per farmi le gambe quando non ho voglia di farmi la ceretta. Ottima entrambi i casi, lui si trova molto bene, anch'io mi trovo molto bene, non mi va a seccare la pelle, non mi fa incarnire i peli, si toglie tranquillamente, quindi fantastica. Poi, acqua micellare, andiamo di detergenti, aiuto, vabbè, passiamo. Acqua micellare, ho terminato questa qua di Garnier, strucca, detergente, lenisce senza risciacquo, ovviamente io vado a risciacquare sempre, questo non è un prodotto biologico, però vi ho detto che sto cercando di smaltire tutte le acque micellare non bio, per passare poi anche al bio per quanto riguarda le acque micellare, anche se vi devo dire la verità, ogni tanto, cioè, è un prodotto a risciacquo, si può fare. Questo non mi è dispiaciuta, nel senso che non è così fantastica di quello che io ho sentito in giro, però non è stata neanche male. Una semplice acqua micellare che mi rimuoveva tutto il make up dal viso, perché io con l'acqua micellare raramente vado a togliermi il trucco dagli occhi. Però ho provato e non mi bruciava, ovviamente ci metteva molto di più del mio standard perché io sono abituata al bifasico, senza infamia, senza lode, 400 ml, se non trovo altro si potrebbe anche utilizzare. Ho terminato anche il mio amato struccante bifasico ai frutti rossi di Bioficina Toscana, qua stiamo parlando di un prodotto bio, 200 ml di prodotto certificato AIAB, sono tristissima, mi viene da piangere, ho amato questo prodotto. Fantastico, era appunto bifasico, si poteva utilizzarlo sia sugli occhi, viso e labbra, struccava da Dio tutto, sugli occhi struccava benissimo il trucco waterproof, mascara tradizionale, mascara bio, secondo me struccherebbe anche il cemento se me lo spiaccicasse sugli occhi, non mi andava a bruciare gli occhi, non mi andava a danneggiare le ciglia, ottimo, le labbra toglieva tutto senza nessuna difficoltà, scusate. Vedete che sborda sta tinta, nessuna difficoltà, anche le tinte più strong le toglieva facilmente, sul viso l'ho utilizzato solo quando mettevo sopra una protezione solare, perché prima dovevo utilizzare qualcosa di oleoso e poi qualcosa di schiumogeno, fantastico, cioè io lo ricomprerò sicuro perché è l'amore della mia vita, ne è bastato veramente poco, l'ho centellinato come potevo ma è finito. Oh, perché siamo tutti sparaflesciati, scusate ragazze. Ma perché? Ma insomma, va, il mio telefono è impazzito, provo a spostarmi, no, va bene così, scusate ragazze, provo a sistemare, ok, ce l'abbiamo fatta. Poi, mica tanto, ho terminato lo struccante, siamo tornati, ho terminato lo struccante bifasico di Balea, questo è un struccante bifasico, non mi è piaciuto particolarmente perché era molto unto, ci mettevo tantissimo tempo a struccare gli occhi effettivamente, e sì, costava poco, però ecco, no, vi ho già detto cosa ne penso. Poi ho terminato detergenti, una marea di detergenti. Allora, ho terminato questo gel di Hydra Vegetal della Yves Rocher, sapete che io mi trovo bene con queste qua di Yves Rocher, senza infami, senza lode, un gel detergente che strucca abbastanza bene, cioè strucca, toglie i residui del trucco abbastanza bene, non va a tirare la pelle, non lascia i residui, non è idratante però, ecco, però vabbè, per 125 ml di prodotto circa 5 euro si può trovare di meglio se stiamo parlando di non bio. Poi ho terminato anche questo detergente all'argilla di Alverde, che mi piace sempre tanto e mi è piaciuto tantissimo, sicuramente andrò a ricomprarlo, è fantastico, era un detergente quasi in crema, conteneva l'argilla ma non pensate che andava a seccare la pelle, no assolutamente, si sciacquava molto facilmente, vi lasciava la pelle pulita, liscia, purificata, riossigenata e per nulla aggredita, cioè era fantastica, una pelle con un effetto roseo, sano, ottimo, soprattutto per le pelli delicate e sensibili, secondo me è fantastico. Ora non capisco perché il mio telefono ha deciso di fare tutta sta cosa.
Bene, poi sempre di detergenti, vediamo, ho terminato, questo mese ho terminato un sacco di roba, ho terminato la schiuma detergente di Alverde 3 in 1, questa era con camomilla e mamele, sapete che era pensata per le pelli sensibili, non mi è piaciuta perché al secondo posto contiene l'alcol, era molto sgrassante, ma più che sgrassante era molto 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 disseccante. Ma perché fa così? Vabbè, molto disseccante, perché la presenza dell'alcol era molto molto forte sia a livello sia a livello dermatologico sia a livello olfattivo, quindi io non capisco sta cosa per questa cosa della dicitura per le pelli sensibili, perché secondo me una pelle sensibile non è assolutamente adatto. Poi ho terminato anche il latte detergente per pelle secca della Bios, ragazze, voi sapete che io ho amato e amo follemente questo detergente, mi dispiace solo di non essermi goduta questo detergente come ho voluto. Ha una profumazione paradisiaca, questo è un detergente biologico, il marchio Bio, sapete che lo adoro, contiene cocco, lavanda e fiordaliso, è fantastica, una coccola, ha una texture coccolosa, leggera, non troppo densa, si massaggia facilmente, cioè vi dà proprio la sensazione di un abbraccio. E si sciacqua molto facilmente, lascia la pelle molto liscia, molto idratata, perfetta. Ovviamente è un latte detergente, non è un latte struccante, quindi non credo che tolga tutti i residui del trucco, perché io lo utilizzo solitamente come ultimo step quando ho proprio bisogno per la mia pelle, quando vedo la mia pelle un po' più provata dai trattamenti che ho fatto lo utilizzo, e poi l'ho utilizzato ovviamente molto al mattino, per la mattina è semplicemente fantastico, io ve lo consiglio, soprattutto se avete una pelle secca, è una manna dal cielo. Poi ho terminato tonici, sì, ok, ce la facciamo, ho terminato il tonico vitaminico di Bema e quello là di Mossa. Allora, questo qua di Mossa è certificato EcoCert, contiene vitamina C e mirtillo polare, illuminante antiossidante. Questo prodotto non era niente male, però non è stato tutto granché per il prezzo e per la fama che ha. Contiene l'alcol al quarto posto, almeno non al secondo come i suoi fratellini. Sì, andava leggermente a illuminare il viso, leggermente a lisciarlo, però non era tutta sta cosa stratosferica che mi aspettavo io da un tonico che costa più di 10 euro, sinceramente. Cioè, non era male, però ecco, diciamo che mi ha deluso. Sicuramente è un buon tonico, però cioè, a 10 euro posso trovarmi qualcosa di meglio o trovare meglio o trovare dei prodotti migliori a meno, quindi per questo non lo ricomprerò. Invece questo qua di Bema mi è piaciuto tantissimo, contiene balsamo di capoeba, noce del Brasile, d'edera. Io questo tonico l'ho trovato emolliente, addolcente, coccoloso, ammorbidente, perché è fantastico, non contiene l'alcol, aveva una profumazione dolce ma non stucchevole, sì, non faceva tantissima schiumetta, perché se si andava ad utilizzare con poco prodotto sul dischetto non faceva schiumetta, non appiccicava, idratava molto il viso, lo lasciava in uno stato di comfort perfetto, ottimo soprattutto quando ho passato il momento di allergia che non potevo mettere tantissime cose sul viso e questo non mi dava assolutamente fastidio. Sicuramente un prodotto adatto per le pelli sensibili, per le pelli delicate, per le pelli secche e normali, perché comunque dà un po' di idratazione, quindi per la pelle mista, ecco, secondo me dipende, però per la mia tipologia di pelle è ottimo. Poi ho terminato la lozione e il booster di Yonzac, quello idratante. Questa era una lozione un po' più spessa rispetto al tonico e meno spessa rispetto al siero, infatti si andava a mettere dopo il tonico prima del siero. Mi è piaciuta tanto, soprattutto perché non aveva profumazione, era estremamente leggera, andava a idratare tantissimo la mia pelle ma senza appesantirla e senza andare a intaccare i trattamenti successivi, ovvero siero, crema, eccetera eccetera.
stava nel suo, diciamo, manteneva acqua nei tessuti, quindi io sentivo la pelle idratata, quando arrivavo la sera la sentivo idratata e non secca, quindi ottimo, mi proteggeva. Questo step non è necessario, ecco, però nel mio caso lo era in alcuni periodi, quando c'erano i sbalzi, quando avevo la pelle un po' più provata, mi andava veramente a mantenere la situazione in equilibrio. Non costa poco, sono 21 euro, però l'ho utilizzato veramente per tantissimi mesi e mi è piaciuto molto. Sono comunque 150 ml certificato bio, però ragazze è veramente ottimo per chi ha la pelle secca, è fantastico. Ho apprezzato molto anche il fatto che non abbia profumo, perché ci sono stati dei periodi che anche la componente del profumo mi dava fastidio. Bene, ho dimenticato di mostrarvi un prodotto per i capelli, questa maschera al cocco e mandorla di Bios. Sapete che io la amo, è una maschera per pre-shampoo fantastica, applicata sui capelli umidi. Io la applico sia sulla cute che sulle lunghezze, mi va ad idratare, nutrire, ammorbidire e lucidare i capelli in maniera favolosa. Poi faccio lo shampoo, non metto neanche il balsamo. Ottima, sapete che io ne ho utilizzate di questi, questa credo che sia la terza confezione. Poi ho terminato anche un siero, mamma mia. Allora, ho terminato il siero viso totale 12 azioni anti-age di Lab Care. Questo non è certificato, ma ha un inci molto buono. È un siero che mi è piaciuto tanto perché qua c'è scritto che ha 12 azioni, liftante, antiossidante, ridensificante, eccetera eccetera, guardate anche voi. Io ho notato molto l'effetto protettivo, l'effetto levigante e anche un effetto antimacchia, perché vedevo che comunque le mie macchie erano più depigmentate e si vedevano molto meno. Non è che io ho le macchie evidenti e non è che ho tantissime macchie, ne ho solo una. Però devo dire che quando magari ho un brufolo che se ne sta andando via, se io esco al sole anche con la protezione solare, inizialmente ho la macchia, quindi mi dà fastidio, sapete quel scuretto lì. Questo andava veramente a lavorare bene, non era assolutamente pesante, ma è molto ricco, infatti lo utilizzavo di sera. Non andava a lucidare il viso, non andava a farmi uscire delle imperfezioni, mi è piaciuto moltissimo, però non credo di andarlo a ricomprare perché non mi è piaciuta molto la profumazione, che sembrava un po' di medicina. Poi ho terminato anche la crema di Bio Vera No Age, lo sapete che... No Age si chiama? Sì, Age Prevent idratante, 30 ml di prodotto. Vi ricordate che ve l'ho fatta vedere, che l'avevo ripescata quando perché avevo terminato altra crema e l'avevo ripescato perché sto utilizzando il gel di PHB al Neroli e sopra ci vuole un idratante. Questa è una crema perfetta perché era ricca ma acquosa allo stesso tempo, una specie di pomata che poi si perdeva e si trasformava in un'acqua, andava ad idratare moltissimo il viso per la stagione primaverile, non mi ha fatto uscire nessuna imperfezione, mi manteneva la pelle molto più tonica e molto più idratata. Mi è piaciuta in primavera, ripeto, perché in inverno l'ho bocciata, perché in inverno non mi faceva niente. Però 30 ml sicuramente non è un prodotto che andrò a riacquistare perché non è stata la crema migliore del mondo, però ce l'avevo già aperta, comunque lo dovevo utilizzare e non mi è dispiaciuto perché in primavera è stata comunque una scoperta, una piacevole scoperta, ma non la ricomprerò. Poi ho terminato anche Vitamin Cocktail Instant Energy di Mossa. Questa era una maschera barra crema notte, l'ho utilizzata in entrambi i modi, per questo è terminata, perché ultime applicazioni l'ho fatta come una maschera. Mi è piaciuta sì, perché come crema notte bisogna applicare poco perché sennò faceva scia bianca, andava comunque a idratare e a nutrire il giusto durante la notte, non mi svegliavo con la pelle unta o che buttava fuori, sapete quando un prodotto è troppo corposo, però mi svegliavo con la pelle molto liscia, luminosa, questo è l'aspetto che ho notato di più, che era luminosa e molto nutrita, più compatta, però non era appesantita, quindi riuscivo tranquillamente poi a fare la mia detersione e mettere le mie solite cremine al mattino. Ottima. Come maschera invece è una maschera strana, perché se come crema si assorbe, come maschera ne facevo anche uno strato abbondante e non si assorbiva mai. Sapete, non è una di quelle maschere che la metà si assorbe e l'altra no. Questa invece rimaneva tutto.
tutta, svolgevo anche questa un'azione molto nutriente, soprattutto se ne mettevo molto uno strato molto più pesante e la tenevo in posa per circa un'oretta, ecco, però era un'occasione eccezionale quando la mia pelle era molto secca, molto provata, non mi ha dato nessun fastidio, non mi ha fatto uscire i brufoli, quindi buona, però non la ricomprerò perché mi piace provare altro. Terminata anche la crema antiossidante della Mossa alla vitamina C, questa ve l'ho fatto vedere nella mia skincare routine che ero a metà, sono sincera, l'ho terminata come crema, come maschera viso, perché se la mettevo nell'armadietto poi scadeva, perché comunque a 6 mesi di pausa una crema, la vitamina C nutriente da giorno, nutriente sì ma non troppo pesante, quindi non vi spaventate, e sì, si poteva utilizzarla di giorno anche se aveva la vitamina C all'interno, perché non è non ha un'azione fotosensibile, non la vitamina C ma questa crema, perché è formulata in modo da non avere questo effetto e di conseguenza non creare le macchie, di conseguenza scusate, non danneggiare la pelle. Era idratante ma nutriente, però non nutriente quanto una crema notte, quindi sicuramente adatta per le pelli secche normali, per le pelli miste grasse no, ne bastava poco, ottima base per il trucco, non faceva lucidare il viso e comunque l'effetto illuminante dopo un po' si vede, perché comunque contiene vitamina C ed è buona, cioè è buona. L'unica cosa che si sentiva un po' l'alcol a livello del naso, però ecco, nulla di che. Poi ho terminato la crema di Domusole Toscana. Ora non mi dite come hai fatto a terminare tutte queste creme, perché gli altri ve l'ho fatto vedere, questa mi hanno consigliato di utilizzarla perché io come crema viso non ho potuto utilizzarla. Questa è crema viso anti-age notte super nutriente, 350 ml. Sul viso mi faceva uscire tantissime irritazioni, sfoghi, insomma no. Mi hanno consigliato di utilizzarla come crema per i piedi, così ho fatto, per i piedi è stratosferica. Mi andava a ammorbidire tantissimo i talloni, visto che io sto parecchie ore in piedi. Mi lasciava i piedi morbidissimi, nutriti, lisci, perfetti, impacco di notte, ottimo per i piedini. Mi dispiace perché comunque so che Domusole Toscana è un'azienda stimata, che dietro ci sono tanti studi, ma con me questa crema mai più, che tra l'altro anche altri prodotti di Domusole Toscana che mi ha fatto impazzire. Poi ragazze, vi faccio vedere le maschere, anche qua sono le maschere che me le tiravo da mo'. Allora, ho terminato Dr. Organic Skin Care Tea Tree e aspettate che c'è italiano, scusate, maschera purificante per il viso con tea tree, polpelmo, acido salicitico, questa qua. Questa era una maschera nera, ovviamente certificata Bioactive, una maschera che andava a svolgere due azioni. E era esfoliante ed era anche purificante, purificante perché ovviamente conteneva tea tree e acido salicitico, e esfoliante perché conteneva alfa idrossidiacidi, quindi sentivo questo leggero pizzicore, mi faceva un'esfoliazione molto leggera, comunque mi lasciava la pelle molto purificata ma allo stesso tempo molto luminosa, perché comunque grazie a alfa idrossidiacidi si andava a illuminare tantissimo la pelle. Mi è piaciuta, costa tantissimo, però è una maschera che non escludo di ricomprare. Non si asciugava tanto in fretta, quindi si faceva uno strato spesso, non si asciugava, quello sottile sì, però bisogna stare attenti, non lasciava la pelle che tira, non mi ha fatto uscire schifezzuole, ottima. Poi ho terminato questa qua di Cosmo MD Aqua Mask, questa era una maschera inutile perché non faceva niente, l'avevo acquistato in un negozietto con la tessera, aveva questo beccuccio carinissimo che andava a svitarsi, ecco, non l'ho tagliata perché anche non ne ho più nelle scatole di questa. Non faceva niente, questa dovrebbe essere idratante e disarossante e calmante, contiene anche vitamine e bruca di karité. Su di me non faceva niente di niente di niente, non si assorbiva mai, non capivo l'effetto e quando sciacquavo il viso non notavo nessun effetto. Sicuramente per 60 euro non l'avrei mai acquistata, già 15 è stata una cazzata. Poi ho terminato questa qua di Dr. Konopkas rigenerante, questa è una maschera fantastica perché ha un pack bellissimo, sembrano delle cremine di una volta, fantastico. Costa pochissimo su Bio Emporio Natura, sono
poi 75 ml certificato BDH Cosmos Natural, è fantastica, va a nutrire, va a idratare senza appesantire, va a ricompattare, va a lisciare leggermente la pelle, ottima, cioè fa tutto, proprio rigenerante e azzeccatissimo. Poi costa poco e è super reperibile, cioè io ve la consiglio. Poi ho terminato anche Anti-Aging Face Mask di PHB, questo era per tutti i tipi di pelle, con lavanda e neroli. Anche questa è una delle maschere che fa un po' tutto, perché contiene caolino, lavanda, aloe, neroli. Questo faceva tutto, andava a purificare, illuminare, tonificare, depigmentare, nutrire, svolgeva un'azione anti-age, ma soprattutto era molto molto rassodante come maschera. Quando facevo questa maschera notavo proprio l'effetto rassodante, è fantastica. Costa 20 euro, però vi dura anche una vita, quindi ponderate un po' l'acquisto, perché ne basta veramente poco e vi può durare tantissimo, è solo 6 mesi di PAO, quindi state attenti. Poi arriviamo, ho terminato il mascara Longwear Vertige, questo qua, che mi piaceva tantissimo, ma ormai ha fatto la sua era. Avevo questo scovolino piccolissimo, stranissimo, mi andava a allungare le ciglia in maniera stratosferica, ottimo. Passiamo ai campioncini. Allora ragazze, ho fatto la maschera e ho ottenuto anche il tessuto di Actimask, maschera al caviale idrogel, questa qua non mi è piaciuta, ma perché non riesco a capire che cosa fa. Ha questo tessuto che adesso si è seccato, vi sembra quasi un cartone in idrogel, vedete che è duro, ma era duro anche quando l'ho preso, cioè l'ho prendendo, non sentite che è imbevuta, si appiccica sul viso, questo è vero, che è super comoda, copre tutto, non scende, non fa collare il prodotto, non lo posso dire perché sembra che non abbia il prodotto all'interno. Quando lo tolgo non vedo gli effetti, cioè per me sembra che non faccia niente, cioè ragazze, se voi l'avete provato, io ne ho tantissime di queste, ma tutte hanno lo stesso effetto, cioè non riesco a capire. Poi questo mese poi ho fatto anche pochissime maschere, perché come avete visto mi sono concentrata su quelle in tubo. Poi ho terminato questa qua di Secris, maschere coreane al melagrano, questa mi è piaciuta molto, ma mi piacciono queste maschere perché sì, sono un po' a cazzo come tessuto, però sono ben imbevute, sottilissime, la mia pelle se li beve subito, questa era molto idratante, rassodante, un pelino ricompattante, mi è piaciuta molto questa. Poi Hydra Bomb, questa l'ho utilizzata per emergenza perché avevo la pelle sotto attacco allergico, arrossata, sembrava un pomodoro. Ciao! Basta! No, voi dovete vederlo, ma non credo che vedete. Vedete solo le zampe, sta facendo le unghie. Basta! L'ho utilizzata, mi è piaciuta perché comunque è andata ad idratare, a disarrossare, ma non chissà che effetto disarrossante, ero comunque rossa come un pomodoro, ma meno rossa rispetto a prima. Come vi ho già detto, a me non mi fanno impazzire le Hydra Bomb, sì sono buone ma non per quello che sento. Campioncini, anche questo mese mi sono dedicata poco ai campioncini perché comunque per il solito motivo. Allora, provata, perché sono tutti sporchi, la Brightening Alpha Idrossidi Acidi Peeling Mask di Madara, questo qua l'ho avuta anche in travel size e mi è piaciuta tantissimo. Questo è un peeling enzimatico, una maschera super illuminante, basta, scusate, super illuminante, era una specie di gel che mettevate sul viso, 5 minuti bastano, sentivate questo pizzicore, quando la togliete la pelle è molto liscia, molto levigata, molto luminosa, ottimo, l'ho utilizzato come vi ripeto in travel size, quindi non mi è nuovo come prodotto. Il prodotto che mi è piaciuto è anche la maschera viso di Amaflora, questo è maschera anti-age rassodante con argan e fior di loto, certificata Natru, è un marchio che trovate dal DM, mi è piaciuto, è molto nutriente, è molto simile alla maschera prime rughe di Delidea, ottima. Mi è piaciuta tantissimo anche la maschera nutriente alla vena e calendola, questa è stata una coccola perché è stata sia nutriente, sia un pelino idratante, sia molto lenitiva. Io l'aspetto lenitivo, ragazzi, lo noto subito perché ho una pelle reattiva quando vado a utilizzare queste maschere, perché ho la pelle che grida aiuto. Molto buona, sicuramente ricomprerò, anche se costa solo 1 euro, cioè costa 1,99 euro per una sola bustina, però buono.
il siero che mi ha lasciato, il campioncino che mi ha lasciato così, è il Supreme Siero Acido Ialuronico di Oteria, un prodotto che volevo acquistare, ma del campioncino sinceramente non mi ha detto nulla, perché alcuni campioncini mi dicono subito, gli altri boh, è vero che non posso anche basarmi solo su questo, però boh, non lo so. Il prodotto che mi è piaciuto tantissimo, ma tantissimo, è il contorno occhi di Setarè con acido ialuronico, estratto di camomilla e caffeina. È fantastico, cioè l'ho scoperto solo adesso, ma è fantastico. Idrata, nutre, liscia, leviga, perfetta base per il trucco, quindi un contorno occhi che si può utilizzare sia al mattino che la sera, stratosferico. Cioè questo campioncino, sono 5 ml, mi è durato un mese, ho dovuto accantonare i miei contorno occhi per utilizzarlo, ma un mese, buonissimo, sicuramente andrò a ricomprare. L'ultimo campioncino che vi faccio vedere è questo qua di Yonzagriu Thermal, la crema emulsione reattiva leggera per le pelli intolleranti, quindi reattivi, mi è piaciuta. Cioè io sono, quando l'ho utilizzato, perché avevo un po' d'ansia perché ce l'ho la full size nelle scorte, l'ho provata, è fantastica e sono contenta di averla. Intanto emulsione leggera, un paio di palle, perché leggera non è, la texture è leggera, però la crema è bella strong perché è molto idratante, ha quasi un film protettivo, quindi secondo me sulla mia pelle che è reattiva, normale barra secca d'inverno, è perfetta come crema mattina, vi dico solo questo, mi andava veramente a proteggere la pelle. Io l'ho utilizzata quando soprattutto facevo le maschere purificanti, la applicavo e andava a rigenerare e disarrossare la pelle subito, non mi ha fatto uscire schifezzuole, non mi è andata a lucidare la pelle, fantastica, cioè fantastica. Infatti io l'ho utilizzata solo di sera perché è crema giorno, adesso col sole anche no, anche se devo dire che c'è sole e poi c'è pioggia, ma comunque è afosa, c'è caldo, per il giorno no, quindi anche se c'è scritto emulsione leggera, no, però per la sera è ottima e secondo me d'inverno come crema giorno è fantastica. E niente ragazze, ho terminato, ho diviso in due buste, non so quanto sia venuto il video, spero non troppo lungo, comunque grazie per avermi fatto compagnia, spero di avervi fatto compagnia, passate mi raccomando dalle mie ragazze, fatemi sapere come sempre se avete provato qualche prodotto, io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima, ciao belle!